Si rinnova l'appuntamento con Cronache e Commenti, il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Come facciamo di consueto in apertura, i titoli degli argomenti che andremo ad approfondire all'interno di questa puntata. Bilancio consolidato 2022, via libera maggioranza. Tunnel dell'alta velocità di Firenze, sopralluogo del presidente Giani. Multiutility, ordine del giorno di Fratelli d'Italia. Toremar, interrogazione del consigliere Landi all'assessore Baccelli. Riconoscimento in consiglio regionale al regista Alessandro Sarti. 19 sì, PD e Italia Viva, e 11 no, Movimento 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia, per il via libera a maggioranza del bilancio consolidato 2022 della Regione Toscana. Il bilancio ha la finalità di mettere in evidenza i risultati complessivi del gruppo amministrazione pubblica, ovvero la Regione più gli enti e le società considerati rilevanti. Ad illustrare l'atto in aula è stato il consigliere Andrea Pieroni. Il consolidato ci parla di una situazione finanziaria ed economica della Regione Toscana e di tutti gli enti in qualche modo controllati, partecipati, delle società in house, di questa galassia complessiva capo all'ente regione. È un bilancio positivo. Il risultato economico del 2022 ci dice che rispetto all'anno precedente si è migliorato di circa 57 milioni, quindi un miglioramento significativo che ovviamente deriva anche e soprattutto dal bilancio della capofila che è l'ente regione toscana. Ci parla il bilancio del fatto che la galassia delle società controllate, partecipate e degli enti che fanno capo alla regione hanno bilanci in ordine, sono bilanci positivi, situazioni patrimoniali attivi. E quindi questo ci conforta anche sul fatto che le risultanze dimostrano come anche in anni difficili, nonostante l'invarianza della pressione tributaria, i risultati economici ci dicono anche di un tessuto economico, di un'economia che nel 2022 è andata bene. Altro elemento che testimonia questo è il fatto che il gettito dai tributi regionali sono in deciso aumento. La votazione a maggioranza, dove Italia Viva ha sostenuto l'operato dell'attività regionale nel corso del 2022, avevamo dimostrato che si poteva trovare un equilibrio di bilancio senza aumentare le tasse. Ne è stata una battaglia politica che il sottoscritto ha portato avanti con forza in questi anni. Serviva non aumentare addizionale IRPEF, serviva non aumentare il bollo, ma serviva dare dei servizi maggiori, più efficienti in termini qualitativi, e su questo siamo riusciti a trovare un equilibrio di bilancio senza incremento delle tasse, quindi un impegno politico che abbiamo mantenuto grazie anche al nostro essere molto attivi nell'ambito di questa maggioranza di governo. Il bilancio consolidato che raggruppa la regione e gli enti partecipati sostanzialmente al 100% in house presenta dati in chiaro scuro. C'è un risultato formalmente positivo, ma c'è un patrimonio netto, cioè la sostanza vera del raggruppamento, negativo per circa 800 milioni. In questo noi abbiamo posto l'accento soprattutto su alcune società partecipate, vedi l'operazione di Fidi Toscana con la dismissione del capitale sociale, vedi il concordato preventivo che è stato omologato dal Tribunale di Pistoia per le Terme di Montecatini, di cui la Regione è socia al 70% e che hanno un debito consolidato di oltre 47 milioni, vedi Firenze Fiera ed altre che come Commissione Controllo stiamo mettendo sotto i raggi X. L'ultima in ordine di tempo è la fondazione del Museo Pecci, a cui la Regione Toscana negli ultimi anni ha dato diversi milioni di euro, perché la gestione complessiva segna un segno meno negativo, e questo naturalmente deve servire a tutti di stimolo per dare migliori servizi ai cittadini e alle imprese con costi minori. Un sopralluogo ai cantieri dell'alta velocità a Firenze, nella zona di Campo di Marte. Ad effettuarlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha verificato come i lavori stiano procedendo come previsto dall'accordo di programma. Ai margini della seduta del Consiglio regionale, Giani è intervenuto sull'argomento.
Io il sopralluogo di ieri ho riscontrato che i lavori, così come fissato nell'accordo di programma con RFI, che ringrazio per la serietà con cui porta avanti il proprio lavoro, stanno procedendo, stanno andando avanti. La novità, quella che mi ha portato appunto a verificare le condizioni, è l'arrivo di tutti i conci da Lucignano, dove vengono prodotti, perché i conci vengono assemblati poi direttamente in loco. I conci sono il rivestimento della galleria e anzi è possibile che tutti i cittadini, passando dal cavalcavia dell'Africo sulla destra, possano vedere quanti sono quelli che sono già arrivati da Lucignano e che saranno poi, diciamo, l'elemento che per il futuro rivestirà la galleria e darà il senso del passaggio del treno. Dall'altra vedete anche proprio nella zona adiacente a quello che è l'imbocco della galleria, anche lì per un cittadino direttamente dal cavalcavia dell'Africo, dei carrelli rossi che sono quelli che invece portano la terra che viene scavata a Cavriglia, dove viene utilizzata per mitigare quelli che furono gli effetti devastanti delle miniere che furono chiuse nel 1994. Non c'è niente di più circolare come economia, realizzazione infrastrutturale del passaggio dell'alta velocità da Firenze. La terra viene scavata per 6 km e 400 metri, ma la stessa terra rimane in Toscana perché va a Cavriglia a riempire quello che erano le ferite delle miniere, e nel rivestimento della galleria si usano i conci che vengono prodotti in Val di Chiana a Lucignano. È un circuito che non dà fastidio nelle strade perché la terra viene portata via attraverso i binari, e devo dire che questo corso a 10 metri il giorno della talpa, che con intensità riprenderà proprio nei prossimi giorni alla luce di interventi di proiezione del cemento a garanzia di smottamenti in punti strategici del percorso che verrà la talpa, sta proseguendo con regolarità. Durante il dibattito sull'adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti, il capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli, ha preso la parola per affrontare la questione della multi-utility toscana, tema portato in aula con un ordine del giorno. Partiamo da un punto. Il percorso multi-utility è nato tra mille dubbi. Chi ci dice oggi, voi oggi siete favorevoli, ma nel 2020 vi esprimavate con dei dubbi? Dice la verità, perché quando il percorso nacque, quando la multi-utility fu lanciata, noi avevamo tantissimi dubbi. Furono esternati nel 2020 dal sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, in primis, e i dubbi erano che questo percorso non fosse realmente finalizzato a creare una struttura seria regionale, ma fosse semplicemente un giocattolo, tra virgolette, nelle mani di tre sindaci, il sindaco di Firenze, il sindaco di Prato e il sindaco di Empoli. Se era questo, a noi non interessava, fosse stato un autentico soggetto regionale, allora sì. Grazie al lavoro di tanti, in primis di Alessandro Tomasi, oggi siamo di fronte a un soggetto perlomeno che nasce con l'intenzione di essere un soggetto regionale. E da qui la chiarezza. Se avessimo la bacchetta magica, in mano, il mondo ideale sarebbe un mondo in cui il pubblico gestisce tutti i servizi essenziali per i cittadini, li cede a prezzi bassissimi o pressoché nulli, anche gratuitamente, e ognuno potrebbe beneficiare dell'acqua, del gas, del recupero dei rifiuti in maniera pressoché gratuita. Sarebbe bellissimo, ma non è possibile. Perché oggi non esiste un ente pubblico, non esiste un comune che si potrebbe permettere, faccio l'esempio dell'acqua, di erogare l'acqua e con i soldi che incassa dai cittadini poter fare quegli interventi necessari sulle reti di distribuzione necessari a renderle adeguate al 2023. Non è possibile. L'interesse di Fratelli d'Italia è che i servizi pubblici essenziali, quindi energia, gas, acqua, rifiuti, rimangano governati dai territori, rimangano governati dal pubblico. Per far questo bisogna avere il coraggio di dire che l'alternativa alla multi-utility, ovvero a un soggetto giuridico industriale toscano che metta insieme le partecipazioni dei vari enti pubblici, non sono le aziende locali, ma sono aziende che vengono da fuori regione, nella migliore delle ipotesi, o addirittura dall'estero. Del resto è quello, guardate, che è già successo
successo in Toscana, non è che si sta dicendo qualcosa di immaginifico, è già successo per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Nel momento in cui il trasporto pubblico locale è andato a gara, non è che si è trattato di scegliere tra la singola azienda provinciale o una azienda regionale che era stata fatta in fretta e furia, ma quel servizio è stato preso in questo caso dai francesi, ed è quello che succederà quando scadranno le concessioni nei prossimi anni e ci saranno le gare europee. O la Toscana si attrezzerà per avere un soggetto industriale, un soggetto pubblico con le spalle abbastanza larghe da poter stare su quelle gare, o altrimenti significherà cedere quei servizi, il governo di quei servizi, appunto fuori regione o addirittura all'estero. Il portavoce dell'opposizione Marco Landi ha presentato un'interrogazione sui servizi di continuità territoriale per le isole. Ho presentato un'interrogazione perché siamo venuti a conoscenza, non in commissione, non in aula, non nelle sedi istituzionali, di una proroga di un anno prevista dal contratto, ma un contratto che ha 12 anni. In 12 anni la Regione Toscana non è riuscita a formalizzare il nuovo bando di gara e il nuovo contratto di servizio, e quindi andremo avanti ancora un anno con una flotta di navi che chiaramente è vetusta, con dei servizi che hanno rappresentato delle difficoltà e dove ancora la politica regionale non affronta il tema della linea del servizio per le isole minori, che comunque vede la necessità estrema di modernizzare e di creare un servizio più efficace ed efficiente per chi naviga sulle isole dell'arcipelago toscano. È stato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo a consegnare al regista Alessandro Sarti una targa come riconoscimento al suo impegno per la cultura toscana. L'autore, originario di Pontassieve, ha firmato, tra le altre, la pellicola Quel genio del mio amico, film su Leonardo da Vinci, uscito nel 2021. Non solo la dedizione dietro la macchina da presa, ma il premio ha voluto anche sottolineare l'impegno nel sociale a favore di chi ha più bisogno, come l'associazione di volontariato Cure to Children e per le popolazioni del Sahrawi. Arte, storia, cultura, tradizione, sostenibilità, e per questo, per queste ragioni, per il suo amore per la Toscana, per la sua capacità di saper raccontare chi eravamo, ma anche attualizzarlo al presente, a partire dal suo ultimo film su un grande toscano, uno dei più grandi, Leonardo da Vinci, abbiamo deciso oggi di conferire una targa, un riconoscimento ad Alessandro Sarti per il suo lavoro di regista e per il suo amore per la Toscana. Sono felicissimo di ricevere questo premio, un premio del presidente del Consiglio regionale, ma anche del Consiglio stesso, e quindi come dire, ha un valore assoluto per tutto quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo. Ovviamente si virgolettano le radici e le origini di un lavoro, per quella che c'è scritto sulla targa, per la settima arte, per il cinema, con un occhio di attenzione per questa regione straordinaria, la Toscana. Significa cercare di far vedere le ragioni della bellezza di questa Toscana, che non nasce ieri e per sbaglio, ma nasce attraverso i tanti personaggi e le tante realtà che hanno cercato di valorizzare questa straordinaria regione, e a noi spetta il compito anche di portarla in giro per il mondo, per le bellezze, per le peculiarità, per tutte quelle cose che ci fanno sentire orgogliosi di essere veramente toscani. Apparteniamo a una realtà straordinaria, la storia ce lo insegna, e a noi spetta anche il compito di valorizzare questa storia e le sue bellezze attraverso una delle cose più belle, il cinema in questo caso. Presente alla cerimonia di premiazione anche l'attore Sergio Forconi, che ha lavorato con il regista Alessandro Sarti. Il Sarti come regista gli ho insegnato parecchio io, perché insomma francamente di molte volte lui si metteva, invece di stare dietro la cinepresa, si metteva davanti le prime volte. Oh, io guarda davanti, ci devo stare io, che tu devi stare di dietro. E allora piano piano gli ha imparato, e devo dire che gli è diventato un ottimo regista, veramente. Questa era la nostra ultima intervista, grazie per la cortese attenzione, vi ricordo che Cronache e Commenti torna la prossima settimana.